Guarda, ho detto anche un po' io in apertura, cioè in qualche modo questo equilibrio che aveva, c'era un equilibrio, è stato rotto dalla corsa al Quirinale, perché il fatto che poi dentro il Parlamento serpeggiava questa ostilità, forse, cioè, veramente bastava farci un giro, no? Ma sentivi proprio. Insomma, diciamo che per Draghi questo è stato un elemento, cioè mentre prima ha detto io sopporto un po', diceva, le intemperanze dei partiti, perché insomma arriverò a una soluzione che mette un po' al sicuro me e il mio operato, adesso insomma l'idea di ballare, cioè Draghi veramente ha voglia di ballare ancora tanto, e tra l'altro invece dal suo punto di vista, no? Che sta succedendo? Cioè, la Lega siete voi un pochino che continuate a stimolare la Lega a fare cose complicate, no? Sui balneari, l'estate alle costole, questa roba del tetto al contante e idem, cioè ovviamente era una battaglia del centrodestra e in qualche modo è tornato unito, diciamo, sull'innalzamento del tetto da 1.000 a 2.000 euro. Mi dica un po' la sua, la russa? Ma io, la mia non è molto diversa da quella che sosteniamo da molto tempo, e cioè che questo governo non sta insieme per motivi nobili e ideali. Forse la necessità, non dico che non ci sia, ma la ragione per cui queste maggioranze si sono create è molto più terra-terra. Il collante vero è stato, come abbiamo capito anche dall'elezione del Presidente della Repubblica, il desiderio di non interrompere la legislatura e continuare a essere parlamentari o ministri o stare al governo. Questa è la vera ragione. Probabilmente, ma l'avevamo previsto, passata l'elezione del Presidente della Repubblica senza scossoni per chi aveva come primo obiettivo il mantenimento dello status quo, avvicinandosi alla campagna elettorale, non è vero che questo governo è il meglio che può avere l'Italia. Non è vero che l'Italia ha bisogno di un governo in cui il Presidente del Consiglio deve minacciare ogni giorno i partiti di andarsene se non fanno gli ubbidienti. Non è vero che all'Italia serve una maggioranza in cui ogni giorno metà dice una cosa e metà ne dice un'altra, o dove un partito di maggioranza ha bisogno dei referendum per cercare di approvare qualcosa. E i referendum si sa, sono strumento dell'opposizione. Se sei in maggioranza dovresti avere la forza di fare le leggi senza bisogno dei referendum. Beh, Allora, la diciamo, verità è che avevamo scusi la ragione, russa, che diciamo che all'Italia insomma serve un la riforma governo, della giustizia si è fatta molto mi fatica a faccia fare. venire, ragione in che cosa? No, stavo dicendo, No, ma perché scusi. non mi fa finire? No, Le finisco. dico cosa secondo noi serve all'Italia. All'Italia serve un governo scelto dai cittadini su un programma chiaro, con una maggioranza che non litighi tutti i giorni come è avvenuto anche ieri, che abbia una stella polare perlomeno, poi ci potranno essere anche discussioni. Questo non c'è. In Italia c'è un governo in cui Draghi con la frusta deve tenere i partiti minacciandoli: una volta se non fate i bravi vi faccio andare a votare, un'altra volta guardate che mi trovo un altro lavoro. Ma le pare che questo è il meglio per la nostra nazione o è il peggio? Noi questo chiediamo. No, mi pare che abbiamo delle grandi urgenze. Detto questo, scusi, mi dice un attimo una cosa, così poi torno da Sallusti. Quali sono i rapporti tra Appunto. Meloni e Salvini per capire un po' anche il futuro? Perché dovete andare a votare, avevate un centrodestra che voleva stare unito. Oggi vedo che i rapporti sono molto tesi. È vero che non si parlano da un sacco di tempo, due leader, insomma, voi addirittura volete fare la campagna contro due referendum che Salvini ha voluto fortissimamente. Come stanno messe le cose? No, non vogliamo fare la campagna contro. Scusa, scusa, perché dici la campagna contro? Non abbiamo detto che vogliamo fare la campagna contro. Noi abbiamo detto che condividiamo persino quei due in cui non siamo convinti di votare sì, il motivo per cui c'è bisogno di cambiare la legge. Non ci piace la soluzione che col referendum, siccome il referendum non è, la gente forse se lo No, dimentica, il scusi, la russa, referendum però i due cancella referendum un che voi non pezzo di volete legge, votare, mi non può perdoni, metterla. sono referendum su cui volete Certo, essere stavo spiegando che giustizialisti, tra siccome. virgolette, e centrodestra garantista, c'è una bella differenza, no? Ma no.
No, no, guardi, noi siamo a favore della separazione delle carriere dei magistrati, siamo a favore di rifare il CSM, del referendum sul CSM, sulla valutazione dei magistrati. Diciamo che sulla carcerazione preventiva non bisogna, uso una frase abusata, buttare il bambino con l'acqua sporca, perché se uno viene a casa mia e ruba, e io se magari sbaglio sono imputato di eccesso, di che cosa, lui invece se per caso viene arrestato, con la legge che ne deriva, no, bisognerà aspettare 5 anni prima che finisca il processo per arrestarlo. Nel frattempo tornerà a casa mia a rubare allora, altri 3 anni. Allora, ti fermi per un momento. Cui non ci piace quella soluzione. Che la carcerazione preventiva vada cambiata è un altro discorso, ma non in questa maniera. Il referendum non può cambiarla bene. Cambiamola come diciamo noi. È stato molto abile. Io continuo a avere la sensazione che sia qualcosa molto di fondo sulla giustizia. Che sta dividendo il centrodestra, però sento il parere di Alessandro Tallusti, faccio vedere tra l'altro per avere un po' di come dire, costrutto cosa hanno detto Salvini e Meloni sul tema, guardate.